414 dato testamenti biologici raccolti in tutta la regione da ottobre 2010 a tutto il 2011. Oltre il 60% delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario sono state raccolte nel comune di Udine, in maggioranza tra le donne. 65 testamenti biologici su 100 sono loro. La fascia di età che ha aderito più numerosa è quella che va dai 40 ai 60 anni. Poi il passaggio del testimone al comune di Udine, che da novembre ha istituito il registro per il testamento biologico. L'impegno dell'associazione per Eluana, ha detto il dottor Amato De Monte, l'anestesiologo che assistette Eluana in primi giorni, è stato premiato. A illustrare i dati dell'attività anche Corrado Libra dell'associazione Coscioni e la pastora Mirella Manocchio della chiesa metodista udinese. Per il futuro l'impegno dei volontari si rivolgerà verso gli altri comuni friulani affinché si possa raggiungere quanto prima l'obiettivo di istituire i registri presso almeno il 50% delle amministrazioni. Le difficoltà però ci sono. Per superarle, ha detto De Monte, bisognerà puntare sull'informazione, perché c'è ancora troppa confusione sulla delicata tematica del fine vita. Con il mese di gennaio inizieranno inoltre una serie di incontri in vari comuni della provincia di Udine.